Che bello. Ora, ora una io frase dico, del genere, cosa ora vuoi io dico una cosa, quando cioè, ad una compagna, ad un compagno, tu dici, quando vieni a trovarmi tu, io non metto musica perché basti tu, Mario. Hai capito? Ma io gliel'ho detto, quando ho ascoltato per la prima volta la cosa, gli ho chiamato subito, ci stai, sei meraviglio. Che t'ha dire? È Mario. Vabbè. Senti, beh, Mario, vuoi messo un programma? Mario. Mario. Senti, possiamo tornare un attimo alla canzone che ci hai portato oggi all'album. Come nasce per te un album? È un concetto che segue un filo logico? Sono 30 canzoni, 40 da cui sceglierne 10? Sono 10 precise? Io sono curioso. Sì, guarda, ti dico una cosa, io sono molto pigro. Io cioè per scrivere una canzone deve intanto tipo passarmi per la testa per un sacco di tempo, cioè tipo mesi e mesi, e quando cioè comincio con l'idea di mettere su giù delle note accanto a dei testi che scrivo, cioè veramente prima mi deve rimanere impressa quella cosa, e poi solitamente capita di notte, cioè tipo non scrivo mai di notte. Sei come Mr. Rain, solo quando chiodo. Una volta succedeva anche a me. Adesso di notte dormo. No, io di notte mi sveglio, mi alzo vado a scrivere. Accanto nel comodino c'ho carta e penna e comincio a non oso immaginare la reazione di Azzurra che solitamente ma che stai facendo? Oppure certe volte lo sai che fa? No. Cioè, perché lei è tremenda, no, lo devo dire, perché voi avete poi immagini di Azzurra Daniele. Di Azzurra che è tutta perfettina, no? Mi vede che sto scrivendo, sì. Si sveglia, sì. Mi guarda. Giacomo Leopardi e si gira dall'altro lato. Azzurra, terribile. Azzurra, io ti adoro. Motivo per cui io sostengo che Leonardo da Vinci non si poteva sposare. Esatto. Perché tu ti immagini che mentre Chirù stava fanno l'ultima cena, veniva sua moglie. Leonardo, ci ti taramunnizza. Ma io stavo facendo. Ti metti a scarabocchiare tu, capito? Così, no? Il bambino da dentista che ce lo porta. Allora, io dico una cosa, che se io di notte mi svegliassi e cominciassi a lavorare, a fare anche una cosa piano, mia moglie mi ucciderebbe. Perché? Ma perché mia moglie, di fronte al sonno, lei è paziente di fronte a tutto. Sopporta tutto, ma quando rompe Daniela, tanto non mi sta sentendo. Il sonno è sacro. Il sonno per ma lei si sacro. Sveglia se tu ti alzi? Ti sente? Ma se mi alzo piano piano, magari no, ma se mi alzo, scrivo, faccio. Allora, l'affitto della casa più asciutta, no? No, io ho una stanzetta nica, dove mi chiudo e basta, e finisce tutto, e posso fare quello che voglio. Nella solitudine della stanzetta. Io invece ancora, Mario, riesco a lavorare meglio di notte, sai? Non fino a tardissimo. Con l'età, caro mio. Lo so, la notte. Ma per te lo stesso. Scusami se ti interrompo. Dovete ammettere che vivendo voi in città. Noi viviamo proprio centro. Quindi la notte c'è meno rumore. Cioè, tipo, però magari tu avrai delle finestre così a tenuta stagna che non riesci a sentire. Perché, cioè, voglio dire, il casino della città lo senti, lo avverti. Mentre per esempio io potrei anche lavorare di giorno, meglio di giorno. Ancora mi capita questo. Però tipo. In città c'è la sirena che passa. La sirena spagnola, però era marsigliese. Francese. Perché pare che Morricone fosse in un albergo, esatto. Faceva tara. Vabbè, scusate, cioè anche la sirena italiana ha ispirato una canzone di quella importante, cioè Popi, è vero, non ci avevamo pensato. Allora, scusami, hai visto che ho ragione io? Ma la sirena spagnola cosa significa? Stavo pensando, ma questa sirena spagnola cos'è? No, ma non me lo dico. Non è l'essere mitologico. No, l'ambulanza, la polizia hanno una sirena diversa in Spagna. Non lo sapevo proprio. Ah, non lo sa. Ma adesso che lo dite, sì, è vero attento. Che hanno un suono particolare, specialmente la Guardia Civile. Come fa? Che sono quelli cattivi. E come fa? Te la ricordi come fa? Non lo so, adesso voglio la cercare. No, perché ci potevamo scrivere una canzone in 448, caccia, guarda quanto autore che ci aveva. Che ci vuole? Senti, la posso leggere questo messaggio di Rosa che dice: leggilo, buongiorno ragazzi, Mario non è un cantante, ma un poeta. Esatto. Ma che meraviglia, Rosa, grazie.
Saluti a tutti i vostri ospiti, tutti, anche Iago che interverrà tra un po', Antonio Locastro, poi ci sono gli auguri per mia mamma, li facciamo dopo. I De Novo hanno scritto pagine della musica italiana straordinaria, peccato la loro esperienza insieme si sia conclusa molto presto, questo lo dice Marco Antonio. Ormai tutti fanno reunion, dice, magari ricchi e poveri, dice, potremmo sperare in una reunion dei De Novo, l'avete già fatta? Ogni tanto succede. Ecco, bellissimo Marco Antonio dal viale Mario Ravisani. Esatto. ci teneva a sottolinearlo. Esatto. Okay. Vabbè. No, volevo dire una cosa. Dimmi, a tutti, caro, gli amici del Palermitano. Io giorno 6 suonerò ai Candelai. Sì. Presenterò questo disco lì ai Candelai. Quindi sì, magari se qualcuno giorno volesse, 6 aprile ai Candelai passare, di Palermo. Vabbè. Sì. Mario mi ha promesso che verrà e non verrà sicuramente. Sicuro? Quindi cioè, mi ha detto: non ti preoccupare, tanto non vengo. Stamattina si è concretizzata questa bella cosa. Sì, perché facciamo un po' di spoiler. Io sto il pezzo che uscirà quest'estate ha dei featuring bravo, napoletani. Napoletani. E basta, non diciamo altro, non possiamo dire altro. Allora vi chiamo io più tardi e ve lo dico, perché io senti, allora oggi è la giornata delle anticipazioni. Sì. Per primi abbiamo mandato il video, esatto, dei baci definitivi col featuring di Mario Venuti. Anche perché Napoli, perché Napoli, ragazzi, in questo momento sta vivendo, a parte che ha vinto lo scudetto. Praticamente. Ormai ce lo so pure io, che non mi interessa di calcio. Per esempio, e poi è una rivista inglese, il Time credo, ha detto che Napoli è una delle città che bisogna vedere almeno una volta nella vita, visitare, sì, perché comunque è uno scrigno di tesori. Vero. Il Cristo velato. San Severo. E poi anche per rendere onore a questo mio, io da parte di madre ho origini campane di Castellammare di Stabia, quindi è un po' Napoli, sì, io sono un misto Siracusa, un po' Napoli, il regno delle due Sicilie lo rappresenta, ma c'è Terrone proprio al 100%. Senti, non so se Fredda ieri dice la verità, però io dico che è vero. Oggi avete due grandi ospiti che sono l'orgoglio siciliano. Vero. Facciamo il Pride. Va bene. Senti, la domanda che ho fatto a lui, però la volevo fare anche a te. Anche per te. Funziona così, cioè tu hai un calderone di canzoni da cui scegli le 10 o le 8 che poi parlo con te, sì. Le 10 o le 8 da scegliere per l'album, oppure ne scrivi 10 per quell'album? Di solito no, ne posso scrivere una, due in più, ma poi alla fine per qualche motivo si elimina da sé, perché magari per qualche motivo, insomma, già so dall'inizio che non ma è difficile, mi convince del tutto. È una scelta difficile poi quando uno dice basta. Anzi, spesso non mi la dicono metto. Io faccio dischi con troppe canzoni, perché per esempio questo disco sono 12 canzoni. Buono per però noi. Alla fine non mi va di lasciarle fuori, cioè, mi sembra che facciano parte tutte di un periodo. Anche se poi a volte io vado ripescando le canzoni che ho dato da cantare ad altri e in qualche disco le riscopro. Anche in questo disco ce n'è una che ho dato da cantare nel 2006 a Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, e secondo me valeva la pena riprenderla. Sì, sì. Invece i cantanti napoletani sono più tardi vi chiamo. Mi mando un messaggio. Sì. Vabbè, senti, io tornerei all'album di Lello, perché abbiamo anche Mi fai stare bene, l'avevamo già fatta sentire l'altra volta, però farla risentire è un piacere. Macca il play. Vai, a macca.